Un altro duro colpo agli Shabab dopo la recente uccisione del loro leader. Militari di Mogadiscio e dell'Unione Africana hanno ripreso il controllo dell'ultimo porto strategico ancora nelle mani dei militanti islamici vicini ad Al-Qaeda. Cruciale soprattutto per il traffico d'armi, la città di Barawe era una roccaforte degli Shabab da diversi anni. Barawe era diventata teatro di terribili violenze, una base di Al-Qaeda che vi accoglieva reclute dall'Asia ed altri paesi africani. Ci congratuliamo quindi con la missione dell'Unione Africana. Oggi è il giorno in cui siamo rinati. L'operazione è parte dell'offensiva per riconquistare le città ancora in mano agli Shabab. Strangolate dal blocco ad accessi e rifornimenti imposto dall'esterno dai militanti islamici, molte di loro hanno però festeggiato la liberazione come una vittoria di Pirro che le ha tramutate in città fantasma.